cari concittadini, il comune che vi stiamo mostrando è il comune che siamo riusciti a costruire in questi 10 anni di amministrazione. È stato un lavoro intenso, impegnativo e che però io credo abbia raggiunto il risultato che volevamo, che è la cosa più importante per un politico. Cioè migliorare la qualità della vita di voi tutti cittadini. Abbiamo iniziato con la riqualificazione del nostro centro urbano, con la nostra bella fontana, con la pedonalizzazione di Via dei Caduti e la riqualificazione anche della scuola di Via dei Caduti e della nostra scuola di musica. Così poi abbiamo continuato con marciapiedi, strade, per cercare di rendere più bello e più vivibile il nostro comune. Le nostre scuole che hanno sicuramente una priorità per noi, sia per quanto riguarda gli investimenti fatti per il diritto allo studio, sia anche negli interventi di carattere edilizio. Abbiamo costruito 6 aule scolastiche per le elementari e naturalmente una nuova mensa importante per i nostri bambini. Fatto alcuni campi di calcio in sintetico, sia in Via del Sole, sia anche aiutando appunto la parrocchia a fare una sua riqualificazione interna sportiva in tal senso. Abbiamo cercato poi in prospettiva, attraverso convenzione con privati, di risolvere alcuni altri problemi, per esempio il ponte pedonale in località Bazzana, che dovrebbe essere realizzato assolutamente entro questa legislatura. Noi abbiamo uno dei migliori centri anziani della provincia di Milano, abbiamo 560 iscritti circa, gestito in modo autonomo. Anche sul settore dei trasporti noi siamo sicuramente all'avanguardia, perché è uno dei pochi comuni della provincia di Milano collegati fuori dal Dazio milanese con la metropolitana. Abbiamo fatto anche molti interventi con il car sharing e con la mobilità dolce cosiddetta. Ovviamente un occhio di riguardo ai giovani, che hanno certamente molte opportunità. Abbiamo in zona Milano Fiori il cinema, le attività sportive eccetera, però ci sembra anche giusto dare a loro un punto di riferimento anche locale, e quindi riusciremo entro la fine di questa legislatura almeno a progettare e a iniziare un nuovo centro giovani del nostro comune, così come il poliambulatorio, recuperando una parte del vecchio comune di Via Roma. Poi c'è il grande progetto, e qui la concludo, del grande parco tematico tra la Bazzana e il nostro centro residenziale. È un parco di 35 ettari che in parte è stato già arredato e che ha una pista ciclopedonale già in funzione. Per questo, quindi, concludendo, io ringrazio veramente tutti coloro che hanno collaborato nell'amministrazione comunale, ringrazio la Giunta, gli assessori, tutti i nostri consiglieri di maggioranza e di minoranza, ringrazio ovviamente i nostri funzionari, i nostri dipendenti, e un ringraziamento enorme anche a voi cittadini per la vostra pazienza, per la vostra disponibilità e soprattutto per il vostro sostegno. Grazie veramente di cuore.